Ben trovati dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove tra poco scenderanno in campo Fiorentina e Cittadella per questo turno di Coppa Italia, questa giornata dedicata alla Coppa Nazionale. Chi vince sfiderà l'Atalanta nel prossimo turno, ovvero gli ottavi. Non c'è grande pubblico al Franchi, circa 8.000 gli spettatori previsti per questa sfida tra una formazione di Serie A, la Fiorentina di Vincenzo Montella, e una di Serie B, il Cittadella, che arrivano però con condizioni totalmente differenti. La Fiorentina è reduce da 3 capo consecutivi in campionato contro Cagliari, Verona e Lecce, soprattutto lo insegna da 2 gare, 13° posto in classifica per viola di Vincenzo Montella, ha chiamato questa sera a invertire la tendenza. Cittadella che invece è in seconda piazza nel campionato di Serie B, in piena corsa per la promozione nel massimo campionato. Recupera il pallone la formazione di Venturato con Panico all'indietro per Iori, il pallone che diventa buono per Proia, prova la conclusione e tocca Terracciano alzando sulla traversa, prima chance della partita firmata Cittadella. Parte Bussali a corto per l'inserimento, la conclusione tentata dal numero 29 della formazione ospite, si tratta di Ventola, conclusione insidiosa che sorvola la traversa della porta di Terracciano. Fiorentina in avanti da Albert per Vlahovic, costretto a tornare sui suoi passi, cede il pallone a Castrovilli che non vede il movimento dei compagni, lo invoca, chiama l'1-2 con Sottil, avanza Castrovilli fino al fondo, il passaggio per Sottil, entra in area di rigore, Sottil sul primo palo, Maniero in calcio d'angolo, c'è anche la Fiorentina. D'Albert chiama lo scambio con Castrovilli, Iori duro su di lui ma resiste Castrovilli, il pallone poi spedito sulla destra per Ghezzal, va in sovrapposizione Venuti, eccolo servito Venuti, il cross basso per Benassi, pallone che diventa buono per Sottil, Vlahovic mischia in area di rigore ma non riesce a tentare la conclusione né Sottil né Vlahovic, altra chance però per la Fiorentina. Ghezzal c'è Venuti vicino a lui, preferisce andare su Benassi, limite dell'area di rigore, il passaggio largo sulla destra per Venuti, il traversone insidioso, il colpo di testa tentato da Vlahovic, incredibile l'errore del serbo che all'interno dell'area piccola colpisce di testa ma invece che spedire frontale verso la porta palaterale. Fiorentina che prova adesso a proporsi in avanti con la discesa di Pulgar, posiziona a centro area il serbo Vlahovic, pallone ribattuto dalla retroguardia del Cittadella, conclusione di Castrovilli con Maniero che si allunga sulla sua sinistra. 21esimo, sempre 0-0 tra Fiorentina e Cittadella, gara di Coppa Italia che consentirà alla vincente di sfidare agli ottavi l'Atalanta. Sottil dalla sinistra, lo affronta Mora, tutto regolare per Pezzuto ma recupera il pallone il figlio d'arte, Sottil prova a mettere in mezzo per Benassi, la conclusione vincente del capitano della Fiorentina, viola in vantaggio con Benassi. È stato molto bravo Benassi dall'interno dell'area di rigore ad incrociare, è andato da una parte il portiere del Cittadella e la palla ovviamente dall'altra, è riuscito a sbloccare questa partita e poteva mettere in difficoltà se non ancora una volta Vincenzo Montella, che da qualche minuto tra l'altro ha indossato un cappellino di lana della Fiorentina perché, ripetiamo, sul terreno di gioco fa davvero molto freddo. Si sblocca il risultato al 21esimo, Fiorentina avanti 1-0 sul Cittadella, la rete di Benassi su un caparbio inserimento di Sottil che aveva perso il primo duello con Mora, ha vinto il secondo, ha messo in mezzo praticamente all'altezza del dischetto del calcio di rigore, Benassi ha stoppato il pallone, poi ha preso la mira e ha fatto fuoco per il vantaggio della Fiorentina. Zelar con Venuti che lo tocca, tutto regolare per Pezzuto, anzi arriva il cartellino rosso per Venuti, dunque c'è stato fallo da parte di Venuti, espulso per un fallo da ultimo uomo, anche se non c'è proprio più, in realtà è chiara occasione da rete come si direbbe una volta, ma per far capire magari a chi ci ascolta cosa è avvenuto, un traversone dalle retrovie che ha sorpreso la difesa della Fiorentina e con Zelar che si trovava praticamente al limite dell'area di rigore senza nessun altro avversario davanti e quindi con la possibilità di tentare una
conclusione verso la porta di Terracciano. Venuti ha cercato di recuperare la posizione, ma poi è franato sul giocatore sloveno della Fiorentina. C'è da dire che Zelar non aveva il contatto con il pallone, decisione questa insomma un po' ai limiti dal punto di vista regolamentare, perché sì, aveva la strada spianata per arrivare sul pallone, ma c'era anche un altro difensore della Fiorentina, quindi insomma è una decisione da rivedere quella di Pezzuto. Fatto sta che comunque adesso la Fiorentina giocherà buona parte della gara in 10 uomini. Si distende la Fiorentina con Pulgar, affrontando la Bussaglia in maniera regolare, recupera il pallone Cittadella con Iori che rilancia l'azione d'attacco della formazione veneta, avanza Iori fino alla metà campo avversaria, poi prova in verticale per Zela, all'aggancio all'interno dell'area di rigore, poi la conclusione che finisce fuori bersaglio sull'uscita bassa di Terracciano, ma Cittadella vicinissimo al pari. La conclusione intanto tentata da Zelar, respinge Terracciano, arriva sul pallone Panico che prova a rimettere in mezzo, la parata ancora a terra da parte di Terracciano, conclusione insidiosa di Zelar, decisamente il più pericoloso per il Cittadella. Attenzione intanto che Zan lanciato da Ranieri, entra in area di rigore zona di destra, prova a mettere in mezzo per la conclusione vincente di Benassi, doppietta per il capitano viola, Fiorentina 2 Cittadella 0. È partito molto veloce Ghezzal dalla corsia di destra, molto bravo a confezionare questo assist, altrettanto bravo a seguire l'azione, a farsi trovare all'interno dell'area di rigore Benassi, che ha siglato così la doppietta. È molto felice in tribuna autorità, pollici alzati per Rocco Commisso, che per la prima volta sta vedendo vincere almeno fino a questo momento la sua Fiorentina qua al Franchi. Iori intanto se la prende con Maniero, perché sul lancio di Lirola praticamente poco dopo l'area di rigore della Fiorentina è stata sorpresa la retroguardia del Cittadella. Ghezzal ha trovato lo spazio per affondare sulla destra la sterzata del giocatore maglia numero 18, due uomini su di lui e poi il passaggio illuminante a centro area per Benassi, che era libero di colpire in solitaria e dunque di portare avanti la Fiorentina sul 2-0. Benassi che ricorda un po' il Benassi della scorsa stagione, perché a lungo è stato il miglior marcatore della Fiorentina. Sì, anche perché nelle prime due o tre partite, se non sbaglio, segnò 6 gol, per cui a lungo è rimasto addirittura il capocannoniere della Fiorentina dello scorso anno, e ha una grande qualità, quella di farsi trovare ben posizionato all'interno dell'area di rigore e di riuscire soprattutto ad essere concreto a segnare. Benassi dunque, la doppietta del numero 24 questa sera, capitano della Fiorentina, Fiorentina che segna anche in inferiorità numerica, ma evidenti le responsabilità della difesa del Cittadella, che si è fatta trovare impreparata da un lancio che poteva sembrare innocuo, ma che invece Ghezzal ha trasformato in oro. Servizio preciso e puntuale per Benassi, che ha colto bene il tempo, ma d'altronde le capacità di inserimento sono sempre state una delle peculiarità, un punto di forza dell'ex centrocampista del Torino, che dunque insomma si candida anche per scavalcare un po' le gerarchie, no? Nelle scelte di Montella, che magari nelle prime fasi del campionato sembrava puntare su altri giocatori, adesso si ritrova un Benassi capace di griffare questa partita di Coppa Italia. Sta partendo a tutta velocità Ghezzal. Ghezzal dal limite, la conclusione a giro, brividi per Maniero, ma fuori dallo specchio della porta il tentativo dell'algerino arrivato in prestito dalla Leicester nella sessione di mercato estivo. È un po' la sua serata. Di spazio ne ha Castrovilli per cercare l'affondo. Castrovilli, possesso del pallone, il passaggio sulla destra per Ghezzal, lato corto dell'area di rigore, mette in mezzo per Vlahovic, prova la rovesciata dal limite dell'area piccola, colpisce alto sulla traversa, stavolta però aveva scelto la cosa migliore da fare. Traversone intanto da parte di Castrovilli a cercare in avanti la discesa di Lirola. 10 secondi almeno al mio cronometro prima dello scoccare del 95esimo, fischia però con qualche secondo di anticipo il direttore di gara, e allora finisce qui la sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Cittadella, 2-0 per i viola, il successo che permette la qualificazione della Fiorentina, doppietta di Benassi. Grazie a Saramini per i preziosi commenti, è davvero tutto dal Franchi. Ricordo il finale, Fiorentina 2 Cittadella 0, Fiorentina avanti in Coppa Italia. Lille che può tornare agli studi di Saxa Rubra.